L'emittenza locale compie 40 anni. Il Radioforum TV 2016, organizzato come sempre dall'Associazione Ranti Corallo, coincide con il quarantennale delle radio e delle televisioni locali. Un settore che sta vivendo una profonda crisi, in particolare quello televisivo. Per questo si chiedono aiuti concreti per salvaguardare i posti di lavoro di migliaia di persone in tutta Italia. Grazie al contratto collettivo che Ranti Corallo ha stipulato con la Federazione Nazionale della Stampa per la prima volta nell'ottobre del 2000, che è stato rinnovato da ultimo nel 2010, grazie a questo contratto i dipendenti giornalisti delle radio e delle televisioni locali sono circa 2300, questo nonostante la crisi, nonostante le diminuzioni del numero dei dipendenti che si sono rese necessarie a seguito delle difficoltà imprenditoriali, che è un numero, questo di 2300, superiore al numero dei giornalisti della RAI, che sono circa 2000, e largamente superiore al numero di tutte le televisioni nazionali private sommate insieme, così come è superiore al numero dei giornalisti di tutte le agenzie di informazione sommate fra di loro. Quindi questo è un elemento di valorizzazione, quindi diventa difficile dire che le televisioni locali non sono impegnate sul fronte dell'informazione, diventa difficile dire che l'emittenza locale non dà occupazione. Il governo deve prendere delle posizioni, assumere dei provvedimenti finalizzati non soltanto alla contribuzione a favore dell'emittenza locale, che è importante, ma occorrono misure anche per la ripresa del mercato pubblicitario. Servono quindi misure specifiche, supporti concreti, ma bisogna concederli in modo selettivo, premiando le realtà costruite da veri editori. Per la prima volta una parte del canone va all'emittenza locale perché si riconosce la funzione di interesse pubblico. Riguarda chi deve avere contributi. In questo settore c'è chi scommette sul proprio ruolo di editore ogni mattina facendo i conti con la difficoltà della dimensione industriale, e c'è chi forse fino ad oggi ha approfittato delle lacune sulla normativa e ha preso contributi a pioggia. Allora, io vorrei che uscissimo da questo settore, da questa fase, in sostanza evitando di disperdere risorse e concentrandole su chi scommette sulla propria impresa e sul proprio ruolo di editore.